Salve ragazzi, bentornati a questa 13ª puntata di Icecraft. Bene, avevamo detto che nell'altra puntata dovevamo sistemare le casse perché sono veramente incasinate. E niente, io allora farei una cosa: per non darvi noia, manderei a velocizzatore semplicemente il video solo per sistemare le casse. Poi, non appena finito, diciamo, torneremo alla velocità normale, così potremo continuare ad andare avanti e magari andremo anche in miniera. E bene, ci vediamo tra pochissimo. Bene ragazzi, eccoci ritornati, abbiamo sistemato un po' così al volo sempre, però diciamo già qualcosa di meglio. Allora, qua abbiamo messo tutti quanti, diciamo, i materiali che ci possono servire per la costruzione o che comunque non ci servono direttamente. Poi, qui abbiamo messo tutti, qua metteremo tutti i minerali che arrivano dalla miniera, anche se, boh, non lo so, beh, la cassa non vorrei essere ottimista, ma sembra un po' grande. Cioè pessimista, non ottimista. Ottimismo è perché l'ho fatta grande, pessimista è perché penso che sia troppo grande, ok? E poi niente, qua invece ho semplicemente fatto una cassa con tutti i materiali, magari quelli sciolti e quelli che potremo utilizzare maggiormente, c'è un naso un po' tappato stamattina, maggiormente nel banco di lavoro e nei forni. Bene, ste palle di neve non mi servono a niente. Quindi, vabbè, no, magari dopo ci faremo dei cubi di neve. Allora, facciamo una cosa per il momento. Dove piazzo? Facciamo una cassa. Ah, ma cavolo, non mi serve mai niente, buttiamolo. Yuhuu! Tutti quanti, via. Sembrano le palline da soft air. E io sempre un coglione che continua a fare. Allora. Sono cresciute anche le canne. Oh dai, si impalla ogni tanto perché no, ovviamente non è che l'utilizzo è così massiccio di questa mod, per questo ogni tanto si impalla. Voilà, fuori dalle palle. Niente, sono cresciute anche le canne, quindi possiamo raccoglierle. Voilà. Poi è cresciuto anche questo alberello. Scusa meno, poi magari andiamo velocemente in miniera a ripulire quello che abbiamo lasciato. Lavoro noioso ma ci servirà dopo tantissimo, ragazzi. Come avete già visto, per fare due macchinari stupidi già sono dovuto tornare un paio di volte qui, quindi. Ah, poi dovremo anche sistemare le torce. Qua il grano. Bene, il grano qua sta cominciando a crescere per bene, però prima di raccoglierlo preferirei. Ah, qua si è anche rotto, c'è andato qualche bestia sopra. Prima di raccoglierlo preferirei magari farlo crescere tutto quanto. Così almeno avremo un raccolto uniforme. Magari dovremmo farci anche un recinto per evitare che gli animali ci vadano sopra, o i creeper o mob in generale. Ok, questi qui e questi qui. Bene, piccone ne abbiamo. Ok, allora prendiamo il legno per fare dei bastoncini. Ci facciamo un po' di torce, perché come avete visto ne servono parecchi. Gratino. Thank you.
Sì, mi ho fatto 12 bastoncini e 5 di carbone, credo. Sono molto furbo. Ne facciamo altri 5, poi 2 li teniamo per magari per fare un piccone. Ma vaffanbrodo. Qui se ne possiamo benissimo andare giù in miniera. Abbiamo tutto, no? Ho una spada, ragazzi, una spada, perché se no qua ci rimaniamo. E poi del materiale per fare le scale al volo, e la cobble. Va bene, prendi i bastoncini e li butto direttamente in fornace. Ok, ragazzi, andiamo in miniera. Qua è vero, mi sono dimenticato che dovevo sistemare. Cibo, ragazzi, cibo, 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 cibo mi serve. E mi serve del cibo, non posso andare in miniera senza cibo. Cavolo, ma anche voi non me lo ricordate che mi serve il cibo, porca vacca. Qua non c'è niente, mi sa che non c'ho proprio niente, quindi dobbiamo cucinare al volo. Prendiamo queste piantine. E cuciniamo queste piantine. Oh, porca vacca, più una fretta e più gli cadono le bistecche per terra. Nel frattempo andiamo su a dormire visto che è sera. Dai, chiudi gli occhi. La luna intanto sorge e non ci siamo già svegliati. Perfetto. Possiamo andare. Diventato orbo, non ci vedo più. Te gallinella ti lascio perché mi lasci sempre l'uovo lì, infatti c'è. Qualche vacca però dobbiamo anche tenerla perché sennò poi non possiamo fare il latte per le torte, eh? Dovremmo trovare dei funghi, ragazzi. I funghi comunque ogni scodella danno, se non sbaglio, 5 di cibo, quindi è un guadagno energetico veramente alto. Stronzo, sta affronto, me ne frego. Fanculo, sono pure caduto. Vieni qui. Via. No, mi ha fatto esplodere l'entrata. Vabbè. Amen. Faremo una ragione. Oh, mi ha fatto trovare anche del copper, vaffanbrodo. Ho fatto una cosa buona. Bene, bene. Perfetto. Prendiamocelo subito, subito. Sì, devo fare una scala per uscire qua. Buon vecchio copper. Bello stagionato. Tappiamo. E visto che se ne avanzano, mettiamo una torcia anche qua. Scendiamo. Ormai la strada ce la ricordiamo a memoria. Dobbiamo pulire per bene, dobbiamo fare le scale per scendere in miniera. Che ci troviamo uno slime anche a sto giro. Eccolo. Bene, bene, bene. Dove sei? Dove sei? Dove sei, amore mio? Non ti vedo.
Eccolo lì, ma perché spawnano lì, porca vacca? No! Ah. Venite qua. Io di qua. Pallette. Bene. Dove sei? Oh, ecco. Mi ha ammazzato subito. Lì c'è anche un creeper. Allora, noi intanto facciamo una cosa, sistemiamo per bene le scalette lì, così almeno... Con la scusa che prendiamo i minerali, facciamo anche una solida strada per ritornare indietro. Torcia, illuminiamo, è meglio. Dov'è sto ragno? Se si è lanciato significa che mi ha visto. Oppure da qualche parte c'è. Ma perché ogni volta che vengo qua mi devo cagare addosso? Vado giù. Lo so, sono lento, ma sono un po' teso. Mettetevi nei miei panni. Oh, ma è possibile? Questo rumore di legnoso, quindi c'è qualche scheletro da qualche parte. Ti ammazzo solo un pochettino, mi ha dato anche l'arco, perfetto. Ma qua c'è anche un'altra mega miniera. Minchia ragazzi, perfetto. Però tutti questi zombie qua non vanno bene. Tu sei riuscito a uscire? Ma io non posso stare qua solo a ammazzare mob. Non riuscirò mai a pulirla. No, non ti voglio vedere. Non ti guardo. Mi fanno paura gli Enderman quando si incazzano perché aprono la bocca e cominciano a fare suoni strani. Vieni qua. Qua ragazzi, mettiamoci delle torce perché ci sono i creeper. E ovviamente il creeper chi lo deve incontrare? Io. Maffanbrodo. Oh, ma non ce n'è uno che non esplode, sarò cretino io, ma cretino proprio di brutto mi sa. Lasciamoci le torce lì, prendiamoci l'oro. Cosa c'è? L'enderman. Speriamo che non mi ha visto perché non ho voglia di morire, perché quando combatti contro un enderman la maggior parte delle volte ti tappare 10.000 volte e ti ammazza. Buon infame. Ferro. La lava.
Allora, non so da dove cominciare perché ci sono talmente tanti materiali. Porca vacca, io vorrei cominciare da qua. Però come mi metto qua c'è un casino di mob. Pure mo ci sto cadendo. Poi vedremo se possiamo fare già qualche altro materiale, magari, qualche altro macchinario, magari. Anzi, no, dovremmo fare, come abbiamo detto, i pannelli solari, eh. Vedi, vedete, ragazzi? Come vicino arrivano sempre mob. Sono pochi. Dai, vorrei andare su, sono un po' troppi mob. Tanto mi ha preso anche gli slime. Guardate quanti scheletri, ragazzi. Non si può giocare a sta maniera qui. Sto anche morendo di fame. E comunque questo è un avviso per dire vattene che è meglio. Tanto sta per finire il tempo, ragazzi. E la prossima volta sicuramente scenderemo di nuovo in miniera. Se non dovremo fare i pannelli solari, ma credo che faremo i pannelli solari e poi magari scenderemo qualche minuto. Ogni puntata vedremo magari di scendere e prendere via, tirar via qualcosetta. Ecco, meno male che è suonata adesso l'allarme, se no morivo di infarto. Tanto qua c'è un altro scheletro, si sente un altro rumore di legno che cade. Bastardo. Via. Non ci sono, non ci sono, non mi hai visto. Adesso me lo trovo davanti e esplodo sicuro. Ragazzi, ci avete fatto caso veramente all'animazione dell'Enderman? A me veramente, se sono da solo, sento tutto quel casino che comincia a fare, mi fa cagare addosso, nel vero senso della parola. Sì, ma perché poi comunque arrivando dall'altro mondo, diciamo, cioè teoricamente, poi ovviamente non credo che arriva direttamente da lì, ti trova ovunque tu sia, ovunque tu sai praticamente, e arriva da tutte le direzioni e ci fai poco e niente. Se non è una spada di diamante credo che ci fai poco e niente. Poi non lo so, io parlo a titolo mio, io mi sono sempre trovato così. Intanto sto albero l'ho abbattuto perché stavo un po' sul cavolo. Ok, così materiali, 3 slime ball. Bene ragazzi, guarda, le slime ball veramente, sono veramente ottime. Minchia, ma ci ha dato l'arco incantato. Potenza 1. Bello, 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 bello. Bene, bene. Gli slime ball sono veramente utili perché pensavo di non trovarli in questo let's play. Vi dico la verità perché io non sono tanto bravo a trovare i chunk dove nascono gli slime. Anche perché, diciamo, secondo me è una questione un po' di fortuna anche. Ci manca della cobblestone. Allora sì, il carbone qua no. Allora, qua ci ho messo le ossa, l'arco. La carne marcia, le uova, mettiamo lì, ci ho messo il tin e il carbone l'ho messo qua. Bene ragazzi, diamo un attimo un'occhiata su come possiamo fare. No, non vi. Oh, ma siamo a livello 20. Ma io vedo, mentre parlo cambio discorso. Dicevo, niente, volevo dare un'occhiata su come si craftasse i pannelli solari, ma vi tengo col fiato sospeso fino alla prossima puntata. E niente, ci vedremo per l'appunto per la prossima puntata. Vi ringrazio ancora per le visualizzazioni, mi raccomando, pollici su e se volete iscrivetevi al mio canale. Detto questo, ciao a tutti ragazzi e ci vedremo nella prossima puntata. Ciao!